Milano divenne il centro dell'azione contestatrice, un punto pericoloso di aggregazione delle idee rivoluzionarie. La controcultura di Onda Verde e di Re Nudo incide profondamente sulle coscienze dei più giovani, che cedono facilmente alle lusinghe di una facile rivoluzione materialista. Ben presto una spirale di violenza si impadronì della città. Padre Rotondi, insieme agli altri sacerdoti dell'Oasi, fu vicino a Luigi quando fu preso di mira dei più oltranzisti, dei rivoluzionari.